In questa puntata di Cucine da Incubo, una dura sfida attende lo chef Cannavacciuolo. È mica un veleno. Questo è un riso che fa schifo. Punto. Il salvataggio de Le Lanterne, un ristorante situato nel centro storico di Roma. Chi ha cucinato sto piatto? Insieme. Questo fa schifo, vedi? Ecco, tutto là. Torna indietro. Oh. Un menù sterminato. Il primo problema è quel menù che sta lì fuori. Piatti di scarsa qualità. E scotta, non mi piace. Da qualcosa che non va, c'è un sapore amaro. E una pessima organizzazione. Guarda quanti siamo. Che devo Uno, fare? Due. Stanno facendo sprofondare il ristorante in una crisi senza ritorno. Io mi sono rotto il cazzo. Oh, guarda che io ti tiro questo in faccia. Riuscirà lo chef Cannavacciuolo a riportare la luce alle lanterne? Eccoci qua. Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più rinomati a livello internazionale. Due stelle Michelin, tre forchette Gambero Rosso, tre cappelli dell'Espresso. Dal suo tempio della ristorazione, la celebre Villa Crespi, è pronto ad andare in soccorso di ristoranti sull'orlo della crisi. Anche se questo potrebbe rivelarsi un vero incubo. Roma, centro storico, simbolo della cultura e dell'arte italiana agli occhi del mondo. Tra i maestosi palazzi e gli imponenti monumenti, a due passi da Piazza Venezia, si trova il ristorante Le Lanterne. Il ristorante è gestito da Emilia, una giovane donna polacca che si è innamorata a prima vista dell'Italia e non l'ha più lasciata. Sono venuta prima in vacanza qui a Roma, mi è piaciuta così tanto che l'ho dovuto ritornare e subito dopo ho conosciuto mio marito. Ci siamo innamorati subito, siamo andati a convivere insieme e poi è nata nostra bambina. Ho preso in gestione questo ristorante nel 2005. Abbiamo lavorato tanto con tanti turisti perché è un ristorante che si trova al centro di Roma, centro storico. Adesso le cose non vanno più però come prima. Le Lanterne è principalmente frequentato da turisti, per questo motivo i mesi invernali sono quelli più duri da superare. Soprattutto d'inverno ci sono giornate che proprio non entra nessuno. Per poter contare su un discreto numero di clienti tutto l'anno, il ristorante dovrebbe aprirsi a una clientela italiana, ma questa non sembra essere molto attratta dall'offerta culinaria del locale. Abbiamo pochi clienti italiani. Gli italiani non vengono qui a mangiare perché noi cuciniamo male. La cucina è affidata ad Antonio, un cuoco di origine sarda, dalla personalità molto decisa. Io sono innamorato di questo lavoro, ho sempre fatto questo tipo di lavoro e quindi è la mia passione. Antonio non è all'altezza per questo posto. Giorno per giorno ho sempre l'interesse di curare sempre di più. I piatti, diciamo, non sono curati come dovrebbero esserci, ecco. Qualche piatto torna indietro anche dai turisti, perché sono turisti ma non sono mica scemi, insomma. Non si mangia bene. Antonio ed Emilia sembrano avere punti di vista completamente opposti sulla cucina del ristorante. Devi accontentare a tutti. Assolutamente, ma se tu mi porti i prodotti buoni, guarda. In questo ristorante usiamo troppa roba surgelata e congelata. Naturalmente qui risente il ristorante. La cucina è un po' scarsa. Se anche io voglio fare del meglio, è sempre il prodotto che non è di qualità. Beh, se no tocca cambiare lavoro. Se tu pensi così, guarda. Sì, Antonio non mi posso fidare molto perché fa tanto di testa sua. A detta del cuoco, i problemi delle lanterne non riguardano esclusivamente la cucina. I camerieri purtroppo sono lenti qua. E cosa succede? Che la signora Emilia, la titolare, va a lamentarsi contro di me, non avendo colpa, perché la carenza è della sala. I camerieri invece la pensano in tutt'altro modo ed imputano le problematiche del locale a una scarsa leadership di Emilia. In questo ristorante lavoriamo un poco a caso, diciamo. Emilia è molto disorganizzata. Quando senti il gong della cucina parti e prendi il tavolo di qualcun altro. Non controlla mai il personale in sala, non ci sta dietro. Ma anche tra Gioia e Nico non è tutto rose e fiori. Stare accanto a persone come Nico è veramente, veramente, veramente difficile. Capita che Gioia sia un po' aggressiva a volte. Gioia ha un carattere molto forte, un po' aggressivo. E allora capita che litiga con Nico davanti ai clienti. Nico è molto una prima donna, è convinto di sapere tutto lui. Non è facile far da cameriere ad un altro cameriere. Gli chiede un favore, non è capace a fartelo.
pretende che tu copra le sue mancanze, non è facile. Si ritrova magari a rispondere male ai clienti. Strilla in sala e magari fai anche una brutta figura col cliente. Le lanterne sull'orlo del baratro. Solo l'intervento dello chef Cannavacciuolo può risollevare le sorti del ristorante. Io spero veramente che lo chef ci aiuti a ritrovare una clientela italiana che non abbiamo e che dobbiamo conquistarci. Se non troviamo la clientela italiana, dobbiamo abbassare la serata, perché non ce la facciamo con le spese. Cannavacciuolo è arrivato a Roma e perlustra il centro storico alla ricerca del ristorante Le Lanterne. Tu non lo so. Con che non ne danni ciao, con che non ne danni. Ma quanti piatti ci sono in questo menù? Poveri turisti, qua ci mettono tutti i giorni per scegliere i piatti. Auguri. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Piacere, Cannavacciuolo. Lo chef dà subito l'impressione di essere una persona forte, decisa. Poi ho fatto... Mamma mia, quanto è alto! State in un posto stupendo, arrivato. Al centro di Roma. Gioia. Grazie, sì, grazie. Perciò qua il lavoro non manca. E lavoriamo con turisti, ma pochi italiani. Ma avete visto il papiro che c'è fuori? Per avere tutti i tuoi piatti in carta, la qualità sicuramente scende. Dove mi fai sedere? Va bene, qua. Quando ha detto assaggiamo questa cucina, ho pensato adesso ne vedremo delle belle. Dokai. Prego. Meno male che c'ho parecchio tempo. È giunto il fatidico momento di assaggiare qualche piatto e Cannavacciuolo si tuffa nell'infinito menù del ristorante. Spaghetti, linguine. Beh, però almeno è un po' vario, così anche ognuno ha scelta, può scegliere quello che vuole, no? No. Ce l'ho fatta. Ah, benissimo, prego. Allora, pacca alla matriciana. Benissimo. Linguine al pesto. Polenta al ragù di carne, risotto alla pescatore, e filetto di manzana al gorgonzola. Che cottura? Media. E qualche contorno? Facciamo verdura alla griglia. E poi colata agli agrumi di Sicilia. Benissimo. Ragazzi, la comanda per lo chef. Ho letto troppo, già sono stanco, ho passato la fame. Via. Prego. Già pronti? Sì. È che c'avete un mago in cucina? Il cuoco è stato molto veloce. È precotta? Precotta. Antonio ha fatto una cazzata perché hanno fatto un pasta precotta. Il sugo andrebbe pure bene, ma con una pasta precotta così... Per agevolare i tempi, che il turista va di fretta, e quello è motivo. Non è la strada giusta. Il primo problema è quel menù che sta lì fuori. Fare meno piatti significa fare una cucina più espressa. Il piatto non va bene. Non va bene. Dice che è precotta. Ma la vuole più al dente. Ha detto che è gommosa. Ma assolutamente, guarda, è la qualità della pasta questa qua. È precotta, che era stata fatta prima. Ma non è possibile. Antonio non accetta assolutamente le critiche, no. Non ci vuole la sfera di cristallo per capire che è precotto. Dopo due minuti mi è uscito il pacchero. Faccio del mio meglio, cara. Speriamo. L'importante è che non stai sempre a urlare. Se le cose vanno bene, uno non urla. Ma se le cose non vanno bene, uno urla. Hanno fatto di tutto per coprire la bellezza di questo posto. Davanti a un affresco ci hanno messo ketchup, maionese, bicchieri, fotografie. Non è antico e non è moderno, così fa solo schifo. Di solito quando uno fa una vetrina per dare i suoi prodotti migliori, qua abbiamo delle fragole marce, cassette di mele messe così. Ma te l'hanno messo per te quel cartellone cucina? No, chi l'ha messo forse perché spesso le persone non trovano il bagno, perché ovviamente mettendo un mobile davanti al bagno è impossibile trovarlo. E allora ha pensato non di spostare il mobile, ma di mettere il cartello. Beh, interessante. Guardate qua questo muro. Questo posto è deprimente.
Vai con le linguine, Antonio, quando sei pronto. 4-5 minuti arrivano. 4-5 addirittura? Non c'è via di mezzo, i pacchi in 3 minuti sono arrivati. Le linguine le sto aspettando da mezz'ora. Le nostre linguine. Mi sa queste linguine qua sono fatte al momento, eh? Sì, quelle sì, come no. Perciò il pesto è fresco. Il pesto è fatto, sì, in vasetto. Ah, l'avete comprato, comprato il pesto? Sì. È mica un veleno, non è un veleno. No. Devo dire buono? Sa di vaso. La pasta, la cottura va bene? È cotta. Poco o troppo? Per me è troppo. Non va bene neanche questo. Scoppia. Ma stai scherzando? Io non lo so. Ascolta, io faccio il mio mestiere. Innanzitutto cerca di calmarti, per cortesia. È dovuto anche a te. Vabbè. Per il servizio scadente che c'è qua dentro. Vabbè, te lo dico io. Comunque sempre colpa di altri, non sua. Non ci vuole niente prendere basilico e pinoli. Non che dobbiamo comprare. Ma non l'abbiamo fatto noi stamattina, Marco. Questo abbiamo fatto noi. Scusa, non è vero. Antonio a volte nega la realtà. Ti potevi fare una cosa al volo. È vergognoso. Povero me, povero me. Prego, la sua polenta. Com'è fresca sta polenta? Questa qui è fresca. È in sapore, perché ha usato una polenta istantanea. Non c'è un piatto che si salva, com'è possibile? La polenta confezionata non sono buona. Se tu mi portami qui un polenta buono, io facciamo un polenta buona. Mo, lo butto. Ecco, risottino. Risotto? Sì, un risotto. Risotto è un'altra cosa. Nicola, prendi la forchetta. La prendi pure te la forchetta? Non è eccezionale. È un po' paposo, ecco. Questo è un riso che fa schifo. Punto. Il calamare è diventato plastica. Perché è cotto troppo? Basta figuracce, porca la miseria, io non ce la faccio più, eh. Quando parlo con lei sembra di parlare di un altro ristorante. Ma è il suo ristorante. Ogni piatto, cavolo, ritorna indietro. Ma come si fa? Lei non può essere sempre, diciamo, incazzata verso di me, perché non è tutta colpa mia. Una cosa, una. Cioè, se no veramente qua chiudiamo. Non le ho voluto parlare male, però c'era veramente da parlarle male, perché non mi ha rispettato proprio. Prego, allora, abbiamo il filetto e le sue verdure grigliate. Sale non ce n'è? Non è stata condita? La cottura non è come l'avevo chiesta io. Questa è una cottura a sangue. Scendono le gocce piene di panna. Mortificata. La carne qua esce sempre nel modo sbagliato. Antonio non la sa cucinare. E che cazzo? Cioè, in sala ci sto io, cioè. Sono usciti 6 piatti e 6 piatti sono ritornati tutti indietro. Io, guarda, ho fatto del mio meglio sui piatti. Antonio dice sempre, io faccio del mio meglio. Però dove sta sto meglio? Ognuno di noi abbiamo i nostri palati, i nostri gusti, il nostro modo di impostare... Ho capito, ma su 6 piatti che 6 ritornano indietro. Basta. Scusate. Basta, per cortesia. Non voglio più continuare. Fammi uscire a me. Ci parlo io un attimo. Bravo, perché bravo, con te. Bravo, meglio, perché forse meglio. Non è possibile, sì, scusa. Vedi un po'. Dopo le continue critiche riportate in cucina, Antonio decide di affrontare lo chef Cannavacciuolo servendogli personalmente l'ultima portata richiesta. Salve, buonasera. Buonasera. Non ce l'ho fatta più. Sono voluto uscire per vedere in faccia lo chef, affrontarlo direttamente. Questa è l'orata agli agrumi. Prego. Se questa volta va bene, perché veramente... Adesso, no? Sì. Secondo te che cos'è questa roba qua? Del vino bianco con del succo degli agrumi. Quella che mi dici te sta sotto e si vede. Allora... Quella che galleggia qua, no, è tutto olio. Assolutamente no, guardi. Antonio. Ecco, vedi, È buonissimo. Non è che, per carità... È buonissimo. Io non voglio... Vogliamo parlare del riso? Sì. Parlami del riso. Fino adesso ho sempre preparato questo tipo di risotto così e sono sempre andato bene. Il risotto è un'altra cosa. Ecco, e mi dica lei come lo devo preparare, se lei dice che non è risotto questo. Il risotto deve essere mantecato. Ti viene in mente qualcosa all'onda del risotto? Sì, sì. L'hai mai sentito? Sì, l'onda del risotto. Sì, l'ho sentita. Come sì. La fai l'onda nel tuo risotto? Fammi capire. Allora. La devi disegnare su un foglio. No. Non lo chiamare risotto. Oh, ok? Chiama riso con pesce. Va bene. Punto. Il pacchero? Tu fai confusione con le cotture. Non era che era scotte, era una plastica. Quelle è pacchero precotto, preso da frigo e buttato nell'acqua. Lei dice così. La carne
annacquate nella panna. La cottura che ho chiesto non era quella perché c'era ancora sangue dentro e mancava pure sale. Andò, la testa è dura. Sì. Riflettete su queste cose che io vi ho detto oggi. Assolutamente, okay? Sì. D'accordo. Assolutamente sì. Ora di cena. Per lo chef Cannavacciuolo è il momento di osservare lo staff del ristorante all'opera con la clientela. Buonasera. Buonasera. Buonasera, salve. Va bene, Andò, siamo pronti? Facciamo del nostro meglio. Andò, dovete fare meglio del vostro meglio, eh? Smoked salmon. Smoked salmon. Gnocchi di patate. Sì. Pomodoro e basilico. Oh, perfetto. Comanda. Dai, Antonio. I litigi tra Nico e Gioia non tardano a manifestarsi. Oh, volete ordinare? Abbiamo già ordinato. Scusa, Nico andava al tavolo a prendermi l'ordine dove io avevo già preso. Posso avere il parmigiano? Sì, su. Grazie. Ecco, prego, scusa. Grazie. Ah, bene. Mi veniva dietro a portare il parmigiano al tavolo quando già ci stavo andando io. Allora, signori. Quest'ordine non è nostro. Abbiamo sbagliato i tavoli. Non c'era squadra, ognuno per conto suo. Allora, abbiamo due verdure gratinate, un fritto di verdure e poi abbiamo il filetto, una bistecca, una scaloppina. Cercate di stringere la comanda, cazzo! Secondo me i camerieri non sanno prendere le comande. Ci dai lo spazio, piano piano andiamo avanti. Grazie. Prendono esempio 5-6 primi diversi, ci incasinano. Chi è che mi caga? Scusatemi. Tranquillo, bello, grazie, bello, cerca di rilassarti un attimo. Scintille, facciamo scintille uno con l'altro. Siete arrabbiati stasera? No, non siamo arrabbiati, ma devi capire anche a noi, allora, cazzo. Qua dentro siamo in due. Nico c'ha la capacità di farmi incazzare. Basta, dammi la comanda. Una penna all'arrabbiato, uno spaghetto allo scoglio, bello, una fettuccina ai funghi porcini e un tortellino. Ma questo che cazzo di testa c'è? Se io quando ti leggo la comanda... Mi dai la comanda, per favore? Se le cose le hai. Ma le cose le hai. Vai e cambia lavoro, stronzo. Mi sa stasera il servizio sarà molto lungo. Sta talmente in merda che non esce più un piatto. Il presentimento di Cannavacciuolo si avvera. Dalla cucina non esce alcun piatto. Le cose come siamo messi, perché non escono piatti? Vieni un attimo, ti faccio vedere una cosa. Guarda un po', guarda cosa c'è qua. Ho capito. Guarda quanti siamo. Che devo Uno, fare? Due. Scusa, senti, il pesce ha qualcosa che non va, c'è un sapore amaro. Il ragazzo del tavolo numero 3 mi ha rimandato indietro questo piatto dicendo che è amaro. Allora non capisci un cazzo. Ci hanno portato il piatto indietro, sono rimasto un attimo sbalordito. Le lamentele dei clienti sulla qualità dei piatti diventano sempre più pressanti. Cameriere, scusi. Io ho portato indietro dei gnocchi che hanno detto che erano delle palline da ping pong. Ma chi è che te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Devi mangiarli per forza, questo gli dico. Questo è uno gnocco particolare. Ha avuto solamente 3-4 minuti di cottura. No? No? Cameriere, scusa, Ragazzi, questa pasta qua è scotta. La cliente si è incazzata anche, tanto. Vuoi che te lo rifaccio? Senti, scusa. Dimmi, questo piatto ha troppa panna. Cioè, ma tu dove la vedi questa panna? Non è il primo piatto che ti riporto indietro e non è neanche la prima volta che succede. Ma vedi panna qua dentro? Ma vedi panna qua dentro? Antonio! Sì. Antonio, questo piatto fa schifo. Marco, rispondi qualche volta anche tu. Con Antonio è difficile parlare, perché Antonio ha la testa dura. Chi ha cucinato sto piatto? Insieme. Chi ha cucinato Insieme sto piatto? Insieme. Questo fa schifo, vedi? Tutto torna indietro. Lui poi non ascoltava, faceva tutto dalla testa sua. Ma se ce l'hai 3 ore in sala, che cazzo fai a dire? Fai un'altra fettuccina perché non va bene questa. Mi fanno male alle orecchie per tutte queste litigate. Litigano in cucina, in sala, tra la sala e la cucina. Uno chef cocciuto, la proprietaria che non c'è. È proprio vero che per fare una frittata bisogna rompere le uova. E qua di uova ne dobbiamo rompere. La situazione è ormai tragica. Come lo state rifacendo? Ascolta, per cortesia. Questo lo state rifacendo. Devi rilassare. Io mi sono rotto il cazzo. Guarda che io ti tiro questo in faccia. Abbiamo perso il controllo di noi stessi, della situazione. Mi sono rotto il cazzo perché io questa faccia la devo mettere lì. Forse due stronzate. In tutto questo caos, la proprietaria dov'è? Gli ultimi clienti lasciano il locale con il ricordo di una serata disastrosa. Dopo le innumerevoli litigate, per lo staff delle Lanterne è tempo di un confronto con lo chef Cannavacciuolo. Vi siete reso conto come è andato il servizio stasera? I camerieri mi hanno detto che si sono lamentati o perché era scotto, perché magari era freddo. Ci sono state diverse scuse. Ma dico, ma chiamo le scuse. Scuse sono quelle. Andò, la qualità in cucina è quella che è. C'è stato qualche piccola, chiamiamolo così, disattenzione. Lui continuava a dire che i suoi piatti andavano bene. E questo è l'assurdo. Togliamo i piatti da mezzo, ok? Ma fra di voi, che continuate a litigare?
Ma voi lo sapete cos'è questo mestiere? Chi è che vince? Vince la squadra! Assolutamente sì. Anche voi in sala, cerchiamo anche di il cliente, negli accorgimenti, di farmi capire con modo. Antonio, sì. Loro si devono vedere la sala e tu ti devi vedere la cucina. Assolutamente sì. E non devi mai puntare il dito. Assolutamente. Perché così non fai mai squadra. Perché pure loro hanno fatto le cazzate in sala. Emilia, queste cose qua le devi vedere te come lo sto vedendo io stasera. Tu devi essere il perno qui dentro. L'occhio in sala e l'occhio in cucina. Emilia non riesce a farsi sentire. Dovete capire che avete sbagliato tutti. Non puntare il dito. È anche quello il problema grande, che non si ammettono gli errori. E ricordatevi che io sono qui per aiutarvi. E domani voglio 5 persone diverse, ma qua. Capito, Andò? Grazie. Grazie. Tra poco. Lo chef Cannavacciuolo entra in una cucina che pensava non esistesse neanche nel peggiore dei suoi incubi. Antonio ed Emilia sembrano non trovare un punto d'incontro. Cannavacciuolo, con un'indagine di mercato, vuole capire perché il ristorante non decolla e ha un'idea per rilanciare il locale. Lo chef Cannavacciuolo ha fatto tappa a Roma, nel tentativo di risollevare le sorti de Le Lanterne, un ristorante situato in pieno centro storico. Non è antico e non è moderno, così fa solo schifo. Il locale non è in grado di attrarre una clientela nostrana e attualmente vive con i soli incassi provenienti dai turisti che nei mesi estivi popolano la capitale. Povero me, povero. Piatti di pessima qualità. Non è il primo piatto che ti riporto indietro e non è neanche la prima volta che succede. Incomprensioni tra i membri dello staff e mancanza di una leadership da parte della titolare sono solo alcuni dei problemi rilevati da Cannavacciuolo. Dai la comanda, per favore! Se le cose mi le hai, le cose le hai! Vai e cambia lavoro, stronzo! Dopo la deludente serata appena trascorsa, lo chef Cannavacciuolo decide di farsi un'idea sulle condizioni igieniche della cucina. Ma guarda che pavimento di merda! Che schifo di lavantino! Poi abbiamo altri clienti. È un'invasione di formiche. Ma questi non hanno mai pulito. Guarda. Cucinano con la merda, cazzo. Guarda qui sotto, va. Guardate. Guardate sta canna, va. Scoperta così buttata nel frigo. Ah, ecco qua. Il mio riso. Già è cotto, cazzo. Schifo. E Antonio si è offeso che non mangiava i suoi piatti. Emilia! Eccomi qua. Vieni qua. Mamma mia. Tu permetti questo nel tuo ristorante, eh? Cucina è sporca perché non puliscono. Si lamentano che hanno poco tempo, invece non è vero. Perché il tempo per giocare, o stare su internet, o fumare il sigaretto, o parlare al telefono, lo trovano. Non è che dopo il servizio mi posso mettere anche a farti tutte le pulizie? Beh, le pulizie vanno fatte, assolutamente, ragazzi, sì, ma sono il primo che io dico. Quella che si posso fare, glielo faccio. Poi, sì, ho due mani. La colpa sono Emilia, perché Emilia non mi dà più la mano qua dentro. Non possiamo seguire tutto quello che c'è da fare. Tu non puoi darci le colpe continuamente, giorno per giorno. Mica vi do tutti i giorni le colpe. No, tu vuoi tutto perfetto, perché però... perché devi essere tutto perfetto? Assolutamente. Cioè... sono il primo che sono d'accordo con te, però ci vogliono anche le persone giuste qua in cucina. Mi sono anche incazzato con Emilia. Guarda che così non si può andare avanti, perché la cucina non è pulita, perché siamo in pochi. Non è sufficiente il personale qua in cucina. Non puoi avere tutte queste pretese. Secondo Antonio, lui non sbaglia mai. Questo filetto l'hai messo tu ieri così? Sì, no, vabbè, questo è un risotto che l'avevamo preparato, dovevamo fare dei supplì ieri, quindi... Comunque il risotto che ha mangiato lei gliel'ho fatto espresso, okay. Grazie. Seguire lavoro e pulizia è una cosa impossibile. Comunque, Andò, capite che siete pochi. Questa cosa qua la risolviamo. Ma adesso vi dovete mettere sotto e pulire questa cucina. Incassate le pesanti critiche dello chef, a Emilia, Antonio e Marco non resta che darsi da fare per pulire a fondo la cucina. Ma ha fatto un po' schifo pulire la cucina, sì. È stata dura pulire la cucina. Ci abbiamo messo un bel po' di olio di gomito. Cannavacciuolo vuole capire i motivi per cui i potenziali clienti italiani non frequentano il ristorante. Decide pertanto di addentrarsi per le vie del centro e fare una piccola indagine di mercato.
Scusate, raga, conoscete il ristorante Le Lanterne? Sì, so dov'è, ma non ci sono mai stato. Come mai? Dicono che si mangia proprio male male. Ah, chi lascia perdere, non c'è no. Avete mai mangiato al ristorante Le Lanterne? Sì, io una volta me la sono mangiato e guarda, per me è stata pessima. Mi dispiace, grazie, ciao. Ciao. Scusi, il ristorante della Lanterna lo conoscete? Certo. Sì. Ma siete stati mai a mangiare? No, no. È un ristorante che non fa per noi. È per i turisti. Vi ringrazio per l'informazione. Okay. Niente, figurati. Cannavacciuolo è ormai certo che per il rilancio del ristorante occorrano sostanziali cambiamenti in cucina. Convoca quindi Antonio e Marco per una lezione culinaria. Ho capito che il problema qui dentro è la qualità. Perciò oggi facciamo dei piatti veloci che vanno bene per gli stranieri, per gli italiani. Va bene, va bene. Partiamo dall'antipasto. Prendiamo questa placca, pomodori, un po' di basilico, dell'aglio, così intero. Poi mettiamo un po' di zucchero per togliere un po' di acidità del pomodoro. Questo metti in forno. Dai, come seconda cosa, un altro prodotto italiano. Cos'è questo? Scamorza. Cos'è questo? La burrata. La burrata, pardon, cardo fantasma. Chiedo scusa. Una cosa molto veloce. Voilà. Guarda che bella, no? Sì, una crema. Perché poi in questo piatto qua ci sarà la cremosità, l'acidità e il croccante. Sono tre elementi che fanno un grande piatto. Va bene. Le chef come cucina erano spettacolari. Per me è stata una gioia scoprire delle novità. Qua useremo del pomodoro a crudo, mi serve l'acidità. Questo lo conosci? Il casa come tua? No, il pane Carasau. Bello. Bellissimo. Bello. Eh? Bello. Come il piatto, come le presenta, è bellissimo. Ok, dai, facciamo la seconda ricetta. Antonio, tu mi apri le cose. Qua, questa è una pinzetta. C'è chi si apre prima e chi si apre dopo. Perciò man mano che si aprono, togliamo. Per il prossimo passaggio della ricetta abbiamo bollito dei fagioli. C'è un fagiolo specifico per fare questa ricetta oppure? Per fare questa crema in borlotto va bene. Ho notato che veramente ho a che fare con un grande e c'è proprio l'emozione è tanta la mia. Guarda, è cremosa. Sì. Ok. Diamo la pasta. Adesso? Piano piano. Piano piano. Quindi quando, vedi, le impurità si stanno fermando tutte in padella, guarda. Sì, 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 ho visto. La pasta è quasi cruda. Sì. Quindi lì la lavora direttamente, lì la viene sì. Amalgamata direttamente nel brodo. Vedi, lo sapore, lucidità, la pasta. E a questo punto, vedi? Questo è un altro piatto della tradizione, la mia tradizione. A Napoli si fa pasta, cozze e fagioli. Adesso passiamo a una terza ricetta. Così okay. Abbiamo fatto un menù. Ci abbiamo il branzino, zucchine, patate, menta, aceto. Come prima cosa sfilettiamo il branzino. Eccoci qua. Adesso facciamo una crema di zucchine. Peliamo. Queste bucce di zucchine vanno sbollentate velocemente e stoppata la cottura in acqua e ghiaccio. Così mantiene la croccantezza della zucchina e in più il colore. Si ferma il colore. Facciamo cuocere per 2 minuti prima la patata e poi dopo ci mettiamo le zucchine dentro. Bene. Abbassa il fuoco, sì. Così nel frattempo andiamo a cuocere il branzino. Perfetto. Dai. Un po' di aglio. Lo togliamo dal fuoco. Nel frattempo? Nel frattempo, con il calore della pentola... Continua la cottura. Sale, olio, pepe, mettiamo un po' di menta, aceto e le nostre bucce di zucchine. Hai visto il colore, eh? Questo è un filetto di branzino con la crema di zucchine alla scapescia. Mi raccomando, imparate subito questi 3 piatti, eh? Come? Perché vi serviranno molto presto. Ok, va bene. Ok. Terminato il training in cucina, lo chef Cannavacciuolo comunica allo staff delle Lanterne la sua idea per promuovere il ristorante. Oggi ho insegnato dei piatti a Antonio e Marco. Giusto, Andò? Porca miseria, sì, sì. Piatti di alta qualità.
piatti della tradizione italiana. Ho fatto questo per fare un menù gratuito per i clienti, perché dobbiamo rilanciare questo posto. Oggi tu e Gioia andate fuori e fate il butta dentro. Gli italiani che passano qui fuori devono entrare. Tu, Emilia, stare qua con un bel sorriso. Va bene. E accogli tutti i clienti che arrivano. Dai, dai. Dai, raga. Buongiorno. Volete provare per pranzo un menù promozionale qui da noi? Un'ora per mangiare, gratis. È tutto gratuito. Due? Prego. Avete già pranzato? No. Ah, buongiorno. Possiamo invitarvi a pranzo? Volete provare il menù promozionale? Promozionale. Gratuito? Prego, va bene qui? Prego, ragazzi, prego. Prego, accomodatevi. Ti butta dentro, hanno riempito il ristorante, dai. Buongiorno, signori, buongiorno. Prego. Un antipasto e un fusillo. Buongiorno. Salve. Possiamo offrire un bel antipasto di burrata con pomodorini? Va bene, d'accordo. Questo menù qua, tre piatti, deve essere velocissimo. Non facciamo aspettare la gente, che la gente vuole fare un pranzo veloce. Ci tenevo veramente a fare una bella figura. Eccoci qua, signori. Grazie. I pasti sono grazie. Pronti. Grazie. I clienti oggi sono rimasti molto contenti dei piatti che gli sono stati serviti. Non è stato rimandato indietro nessun piatto. Allora, Antonio, il tavolo numero 4 mi fa i complimenti per i fusilli, anche se hanno aspettato un pochino. Grazie, okay? Grazie. Finalmente arrivano i complimenti qua. Grazie. Nel momento che mi sono arrivati i complimenti dalla sala, veramente stavo per esplodere dalla contentezza. Vai, hai visto che ce la fa da solo, perciò tu segui i primi, eh? Ma che facciamo tutti gli antipasti e poi andiamo in merda con i primi? Andò, tu sei in ritardo sui primi. Quando escono gli antipasti, già mi devi andare a calare sì, i fusilli. Cameriere? Sì? E va bene che è gratis, però stiamo aspettando troppo, non è possibile. Antonio, mi devi far fare figure di merda pure oggi. Il tavolo numero 3, per favore, acceleramelo, te lo chiedo per favore. Antonio ancora non ha quella concentrazione giusta per essere veloce. Antonio, sì. Dai, le comande le devi avere qua ormai. Per me non va bene, no, ti spiega tutta questa attesa. Dalla cucina i piatti tardano ad arrivare. E dalla sala iniziano a sentirsi le lamentele. È abbastanza tardi. Cioè, per me è tardissimo. Gli ho dato una Ferrari e questo va come una 500. Con dei piatti così è riuscita a scontentare tutti i clienti. Ragazzi, porca la puttana! Tre piatti abbiamo! Ma è possibile che a me i clienti devono essere tutti contenti per i piatti? Ma allora, porca miseria, si devono lamentare sì, per la velocità! Cioè, alla prossima ordinazione ci vai tu in sala. Se mi ascolti, il problema è avuto un spiazzamento, vedi, sul bollitore. Andò? Sì. I clienti, sì. Non gliene frega un cazzo. Assolutamente sì, ha ragione. Vedi sì. I tuoi problemi del tuo cazzo di bollitore. La tensione ci ha portato a essere leggermente in ritardo con il piatto. Dove va sto piatto? No, un attimo. No, un attimo, ragazzi, ma che dopo si fredda. Cioè, in cucina sono stati molto lenti. Oh, Antonio, sì. Dai, qua. Nonostante l'incitamento di Cannavacciuolo, i commensali continuano ad aspettare troppo. Tutto bene, signore? Sì, tutto a posto, sì, tutto bene. L'unica cosa è che si posso fare un piccolo rimprovero e abbiamo aspettato tanto. Sì. Sicuramente prossima volta saremo più veloci. Buonasera, arrivederci. Per Antonio è tempo di bilanci sul suo operato. Hai visto l'organizzazione quanto è importante? È quella che è mancata oggi. Tre piatti avevate oggi. Sì, sì. Perciò il servizio doveva andare liscio. Tu, andò, ti sei perso con le comande. Sì. A un certo punto non sapevi la roba dove doveva andare. E questo uno chef non se lo può permettere. A vedere queste cose a me mi fanno male. Perché oggi ho fatto un training sui piatti che non potete fallire. Piatti facili, veloci e buoni. Oggi a un certo punto mi sono reso conto che ho deluso lo chef. Su di voi ho investito tanto. L'hai visto tu oggi. Sì. Ho lavorato con te, con il cuore. Va bene. Perciò non devi mai più sbagliare. Grazie, va bene. D'accordo. Grandi cose stanno accadendo alle lanterne. Ora al ristorante manca solo un radicale cambiamento d'immagine. Tra poco, per Emilia e il suo staff arriva l'emozione di vedere il ristorante completamente rinnovato. È bellissimo! Lo chef Cannavacciuolo regala alle lanterne un nuovo menù. Questi sono i piatti del nuovo ristorante Le Lanterne. Pochi, ma fatti bene. Ma sarà in grado il personale del ristorante di fare il grande salto? Lo chef Cannavacciuolo è corso in aiuto de Le Lanterne, un ristorante situato nel centro di Roma che sta inesorabilmente scivolando in un incubo. E scotta, non mi piace. Ogni piatto, cavolo, ritorna indietro. Due camerieri perennemente ai ferri corti,
un menù sterminato e di pessima qualità fanno scappare i pochi clienti. Lo chef Cannavacciuolo ha lavorato sodo con il personale della cucina e ora sta per mostrare a tutto il team il nuovo look del ristorante. Torniamo! Buongiorno! Vedi che buongiorno, grande giorno per buongiorno. Voi, eh? Buongiorno! Prima di entrare dentro ci fermiamo un attimo sul menù. Guardate qua, in italiano e in inglese. E andiamo dentro, eh? Eccoci qua! Madonna! Bellissimo! Quando sono entrata sono rimasta veramente a bocca aperta. Grazie, grazie ancora. Locale è proprio come piace a me. Lo chef mi ha capito in pieno. Te lo meriti tutto questo. Grazie. A vedere Emilia mettersi a piangere, veniva da piangere anche a me. Guarda che è uscito fuori, guarda, il soffitto adesso si vede. Prima era nascosto dai colori. Il classico si fonde con il moderno. Sta benissimo insieme, sì, sì. Bello. Animale. Porca miseria, che animale? Okay. Il nuovo ristorante è diventato una favola. Ancora un po' dura, eh? Ancora. Meglio di ieri, Adesso Le Lanterne sembra un altro locale. Come si chiama il ristorante? Le Lanterne. Hai visto? Dove sono? Tutte le lanterne, sì! È meraviglioso, proprio stupendo. Ma dai, accendila. Eccolo qua. Eccolo qua! Adesso con un ristorante classico, moderno, chic, colorato. C'è una sorpresa anche per voi. Affinché la trasformazione del ristorante sia completa, occorrono delle nuove divise. Marco, questo è per te. Wow! È un onore. Dopo un cambiamento d'immagine così importante, alle lanterne manca un ultimo tocco di classe, il menù appositamente ideato dallo chef Cannavacciuolo per il rilancio del ristorante. Questi sono i piatti del nuovo ristorante Le Lanterne. Bastano pochi piatti, pochi ma fatti bene. Gli antipasti, prosciutto con lo spiedino di frutta, bresaola con rucola e parmigiano, alici marinate con finocchio, salmone e ricotta. Pur avendo piatti molto semplici, sono allo stesso tempo molto particolari. Qua ci sono i primi. E c'è questo piatto qua, spaghetto al pomodoro. Chi è che non lo conosce? Gnocchetti alla matriciana, semplice. Tornarelli, cacio e pepe. I secondi, controfiletto con verdura alla griglia. Polenta liquida con calamari saltati, aglio, olio e peperoncino. Questo pure lo conosciamo. Questo conosco. Il branzino con crema di zucchini alla scapescia. Bra. Per finire i secondi, il vostro abbacchio con carciofi. I dolci. Questo qua è un dolce particolare, perché una crema al limone e un cannolo di ricotta. Zuppetta di fragole con panna cotta. Bellissima. Sono sbalordito, cosa vuoi che li dica? Dei piatti mi hanno colpito i colori. Zuppette d'arancia con cremosa al cioccolato amaro. Questo è il babà. Chef, bisogna vedere se adesso Antonio ha capito, perché... Ho pensato pure a quello. Salvatore! Lui è Salvatore. Salvatore rimarrà con voi fino a quando non troverete un altro cuoco, perché loro hanno bisogno di un'altra persona in cucina. È vero, è vero. Perciò Marco, approfittane, perché lui i piatti, la mia cucina la conosce da tanti anni. Ok? Scende la sera. Il nuovo locale è pronto ad aprire le porte ai clienti, ma prima le ultime raccomandazioni da parte dello chef Cannavacciuolo. Dai che è arrivato il grande giorno. Stasera non ci sono scuse, andò. Okay. Tu in cucina c'è una persona in più. Devi far uscire i piatti in velocità, buoni e belli. Ok. Emilia, adesso che la cucina è a posto, concentrati su di loro. Certamente. Stasera il servizio deve essere perfetto. Nico, dai. Va bene qui? Dai ragazzi, dai. Antonio, ti voglio bello carico, eh. Adesso siete una bella cucina. Grazie, va bene. Hai visto con i sacrifici cosa si ottiene o no? Come no?
buono. Vuoi assaggiare? Signori, tutto bene? Sì, molto sì, bene, grazie. Ti è piaciuto? Molto, sì. Ragazzi, allora, i primi complimenti dal tavolo numero 5B, gli antipasti perfetti. Vi è piaciuto tutto, bene, perfetto. Grazie, grazie. Bravi ragazzi, bravi. Stasera abbiamo ricevuto tanti complimenti. Andò, adesso ti posso fare i complimenti. Grazie, chef. Quando sono arrivato non mi hai cucinato, ti hai lavorato con i piedi. Oh, mamma mia! Complimenti a tutti quanti. Buonissimo. Ok ragazzi, piovono complimenti. Grazie. Quasi Nico. C'ero più abituato, eh. È veramente una bella soddisfazione. Adesso sei contento in cucina, eh? Sì, che sono perché contento. Perché stai beccando i complimenti. Bravo, continua così. Grazie, chef. Ero orgogliosa di mio ristorante come non sono stata mai in vita mia. Certamente. Sta andando tutto bene, ma Emilia mi sembra sia ancora un po' assente. Aspetta, scusami, mi può portare un tovagliolo, per favore? Grazie. Guarda un po'. Scusami, prego, avevo chiesto un tovagliolo al cameriere. Ma subito, grazie. Emilia, ma è normale quel tavolo ha chiesto due volte i tovaglioli? Dai, devi controllarsi, ragazzi. Eccoci qua, signora, chiedo scusa dell'attesa. Grazie. Nico, scusami un attimo, sì. Ma fammi capire una cosa. È il tavolo 2 che ancora mi deve arrivare. Emilia sembra non avere proprio il controllo della sala. Ma ci sono tavoli che hanno ordinato molto dopo a lui e non... Scusami. Nico, ti avevo chiesto se mi sparecchiavi i ragazzi per il tavolo. Emilia, ma è possibile che li dicono in sala? Vai là e portali in cucina, dai. Ragazzi, in cucina direttamente, subito. Ragazzi, basta discussioni. Mi raccomando, siate precisi, concentrati. Non mi aspettavo che Emilia reagisse in questo modo. Mi raccomando, forza, forza. Dai. Più. Finiamo stasera, dai. Grazie all'intervento dello chef Cannavacciuolo, Emilia prende saldamente in mano le redini del suo ristorante e la serata si conclude con successo. Signori, tutto bene? Lavorare come abbiamo lavorato stasera è più bello, è più semplice e dà molta più soddisfazione. Complimenti a tutti. Grazie. 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 Hai visto come si lavora bene, eh? Con i clienti felici. È vero, è vero. Voi stasera eravate un gruppo. Andò piatti belli, buoni. Te hai preso il comando in cucina. Sì, sì, sì. Emilia. Con il suo sorriso che splendeva qui dentro, al timone di questa barca. Per te è stato più facile, Nico, il lavoro stasera, sì. Perché con i complimenti dei clienti noi acquisiamo forze. Le critiche ci distruggono, ci tagliano le gambe. La mia missione è compiuta, ora tocca a voi. Grazie. Ciao. Grazie. Ti raccomando. Gli ho dato colore, gli ho dimezzato i piatti, gli ho portato armonia. Insomma, ho riacceso le luci alle lanterne. Adios!